Ciao ragazzi e ragazze, come vi avevo detto, ecco qua questo supermercato. Si chiama NC e si trova al Vomero. Si trova al Vomero, in poche parole. Sì, al Vomero. E io mi sono trovata da quel lato e ho preso delle cose. Allora, avevo preso il pan bauletto a 79 centesimi, che questo sta a 1,30 euro. Per esempio, Daniela ce l'ha a 1,30 euro. Poi ho preso una passata 49 centesimi. E poi è proprio bello, è pure doppio. Ho fatto il volantino pure, è troppo bello. Vabbè, questi sono tutti prodotti. Per esempio, ecco, vedete, per esempio, Giovanni Rana, tutte cose a 1 euro. Cioè, poi che cosa presi? Mi devo ricordare quello che avevo preso. Mi sembra che avevo preso il pesto e il tonno. Allora, poi vedete quante cose. La panna 89 centesimi, per esempio questa ricottina qua, che questa è buona, questa della Santa Lucia a 49 centesimi. E poi ragazze, se qualcuno mi sa dire, io ho paura del latte, di cambiare latte. Allora, per esempio questo latte, questo qui, latte parzialmente screnato Arborea, ma qualcuno se l'ha provato, ma qualche ragazza che l'ha provato, mi dicesse com'è, perché non lo... Perché costa poco come latte, soprattutto quando vedete lo mettono in offerta. Io ho paura, vi ho detto, io uso la Steringalda e mi trovo bene, perché sono un poco fissata con il latte. Poi ci stanno. Per esempio, questi qui ce l'ha, questi sono troppo buoni. Questi ce l'ha pure Daniela, 1,20 euro. Daniela ce l'ha 1,25 euro. Poi, vabbè, qua tutta la frutta, la carne. Per esempio questo minestrone qua, la Valle degli Orti, a 99 centesimi, questo è buono pure come prezzo. Mi piace questo supermercato, devo dire la verità, se mi trovo al Vomero. Ecco qua, io ho preso il pesto, che questo costa 1,60 euro, 1,70 euro da Daniela, infatti non lo prendo mai senza offerta. 1,30 euro con l'offerta, perché mangiamo due volte così il pesto. Poi che ci sta più? Che ci sta più? I Selet, però io non prendo questi, sono strani questi pacchi. Io piglio solo le lenticchie, perché poi io prendo una marca che mi trovo bene, che tiene Daniela. Però questi qua sono meglio, i Selet, la Bonduelle. Allora, poi che ci sta più? Vabbè, poi ci sono le tisane. Tenevano molte tisane, io tengo la fissa per le tisane, infatti mi devo comprare a tutti i costi una tisana per il pomeriggio. Però io devo vedere gli ingredienti, perché ci sono delle cose che non mi piacciono. Per esempio, ci sta, vabbè, il tè verde, io non l'ho mai provato il tè verde. Però sono fissata con queste tisane. Infatti Nadia lo sa che io adoro le tisane, tutte queste tisane qua. Qua, per esempio, secondo me questa qua era frutti di bosco. Ora, per esempio, da Daniela avevo visto una tisana mandarino, arance, poi ci stavano altre cose dentro, però teneva un ingrediente che non conosco. Io quando non conosco gli ingredienti sono fissata. Però le adoro tutte queste tisane, le tisane. Infatti prima me ne compravo proprio, mi compravo proprio quelle lì biologiche, quelle del negozio biologico. Però i supermercati conviene se uno trova, infatti io uso molto, mi piace molto quella della Sogni d'Oro, che tiene passiflora, camomilla, melissa, mi sembra che c'è il biancospino e mi pare e basta. E ci sono invece delle tisane anche all'MD, che pure sono buone e costano pure poco. Infatti, ma non mi ricordo la marca dell'MD, come si chiamava. Questa marca qua è tutta buona. Comunque, mi piacciono troppo le tisane. Allora, poi per esempio, questi qui, questi li usa mio fratello, 2,29. Mamma mia, sono in offerta, buonissimo. Ecco qua, i cornflakes. Io per esempio li ho presi proprio ieri, li ho presi al CRAI, stavano senza offerta, però mi servivano perché è l'unica cosa che mangio a Davide. E poi comunque questi sono, perché io, allora, siccome io sto spendendo troppo con questi plunchi, quando ho visto il video di Erika e di Anna, ho visto Erika che lo fa proprio col bicchierino, molto, molto facile, perché io non sono brava a cucinare, soprattutto i dolci. Quindi devo vedere dei video dove la persona che fa il video me lo fa molto semplice. Erika l'ha fatto molto semplice.
Cioè, io per esempio non sono con le dosi che devo misurare con le dosi, no, nemmeno io. Quindi Erika che ha fatto col bicchierino, io farò la prova sabato mattina e poi gli dirò a Erika come sono venute. Quindi io voglio sostituire questo plunkie che me lo faccio io, perché le uova le compro sempre, la farina la compro, quindi sono tutte cose più salutari fare. E infatti devo dire una cosa a Erika, perché Erika mi deve fare i biscotti. Se dico Erika, ti prego, se mi fai imparare come si fanno i biscotti, mamma mia, hai capito quando? Perché io, ragazze, compro. Io sono biscotto dipendente, compro un sacco di biscotti. Ogni pacco mi mangio in 2 giorni, mi è finito un pacco. E voi sapete che comunque quello là che noi compriamo, gli ottimini, comunque penso che sia più salutare quello che ci facciamo noi, il biscotto. Quindi Erika mi devi fare i biscotti normali, più facili. Però Erika, io non tengo il forno. Ora vi dico una cosa, perché a me si è rotto. Giusto, no, si è rotto il forno, quindi non ce l'ho. Il forno, tengo il fornetto io piccolino, tengo il fornettino. Io ho visto video di persone che fanno i biscotti anche nella padella antiaderente. Quindi Erika, tu mi devi fare, con l'aiuto di Anna, diglielo pure Anna, mi devi fare un video biscotti fatti nella padella antiaderente, perché ho visto non so che video di questa ragazza che fa i biscotti nella padella antiaderente. Però me li devi fare Erika, perché Erika non usa la bilancina. E io vedo i video più facili così. E poi mi devi dire pure quanto tempo possono stare i biscotti nel barattolo. Quindi, niente, quindi penso che pubblico prima questo video, pubblico prima questo catalogo, questo qui, perché devo chiedere queste cose a Erika. E quindi Erika mi deve fare i biscotti, perché già mi fa risparmiare con i plunkie ora. Brava Erika. E niente, quindi ho preso questi qua, perché poi poverino pure Davide deve mangiarsi qualcosa nella col lui la colazione non la fa. Di solito piglia il latte la domenica, a volte quando non vuole mangiare la sera si fa il latte, quindi ho preso i cornflakes. Speriamo che gli piacciono i plunkei, perché se gli piacciono i plunkei sono più sostanziosi e non comprano i mini cornetti che ci piacciono a lui. Ragazze, ma uno così deve, facendo le cose in casa, io mi rendo conto che cioè uno risparmia pure. Poi vi dovrò fare anche il video dell'agenda che sto organizzando, perché una ragazza mi ha chiesto di fare l'agenda mia di casa e sto finendo di fare i refill dell'organizzazione della casa. Quindi è quasi finita e quindi farò subito il video, pure dell'agenda che ho fatto io, perché io mi faccio anche i refill da sola. E quindi a breve farò anche quei video là. E quindi è questo. Quindi eccoli qua, quelli là che prendo io. Dite, ragazze, Madonna mia, ragazze, sono, cioè, mi compro. Ho fatto il conto tra biscotti e questi. Ragazze, sto spendendo troppo. Perché ho detto, oddio santo, com'è possibile? Non mi trovo più con il budget che mi dà Davide. Perché quando io, perché questi, mi ho avuto la dipendenza di questi plunkei, perciò non vedo l'ora speriamo che siano buoni, mi piacciono quelli che mi faccio io. Perché io compro un pacco di farina 50 grammi, 50 centesimi, le uova, vedete quante ne compro. Quindi vedete che risparmio ci sta a comprare queste merendine confezionate, che comunque sono confezionate, non sono come noi. Quindi mo', se poi Erika e Anna mi fanno capire come devo fare questi biscotti, mamma mia, mi hanno salvata, perché io mi faccio le cose in casa e non compro più queste cose per la colazione. E ce le faccio pure a mio fratello, che così mangia pure lui bene. Poi, e quindi aspetto questo video dei biscotti. Vabbè, ragazze, stanno tutte queste cose così. Comunque è bello questo supermercato. Detersivi, ragazze, non conviene, perché comunque il detersivo tutti quanti mettono i sconti sul detersivo, pure questo che sta di fronte da me, a portare il peso, questi sì, perché poi comunque il vomero sta lontano. E niente, ragazze, pubblico prima questo qui, perché ho detto questa cosa dei biscotti che mi deve fare Erika. Io poi l'avviso a Erika, e poi metto il CRAE. E niente ragazze, vi mando un bacio, al prossimo video!